Buonasera e bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori dalla redazione di TV City, un nuovo appuntamento settimanale con la rubrica culturale La storia oltre la storia, la rubrica di approfondimento sulle tematiche della storia classica, partendo da quella greca, passando per quella romana, edita dalla redazione di TV City, che vuole essere un approfondimento, un focus per raccontare una storia che non è diversa, ma una storia che è nella storia. Che parte dalla storia, che è parallela a quella classica, per investigare civiltà, usi e costumi attraverso la lettura dei resti archeologici del mondo tecnologico e degli stati di conoscenza tecnologica a cui le antiche civiltà erano giunte. Ne parliamo con il nostro consueto ospite del mercoledì nella nostra diretta Facebook, l'ingegnere Flavio Russo. Buonasera, Buonasera. ingegnere. Ingegnere storico militare dell'esercito italiano, nel primo degli appuntamenti settimanali dedicato proprio a questa rubrica che vuole approfondire l'aspetto archeotecnologico delle civiltà classiche. Questa sera parleremo di sistemi e mezzi di telecomunicazione nel mondo classico. Allora, ingegnere, mi piace sempre introdurla con una piccola parentesi, con un piccolo cappello che vuole essere sempre lo sguardo di riferimento al romanticismo del mondo classico. Cioè, partiamo sempre con la definizione etimologica di sistemi di telecomunicazione e quindi di telecomunicazione, una parola che deriva sia dal greco che dal latino, dall'avverbio greco tele, che vuol dire distante, lontano, e comunicare dal latino, dall'infinito latino, del verbo comunicare, che significa informare. Quindi un'informazione che passa di lontano, una informazione che arriva e che giunge lontano. Bene, un'informazione che di strada ne ha fatto, partendo dai 2000 avanti Cristo nella civiltà egizia col cosiddetto piccione viaggiatore, uno dei primi sistemi che gli egizi sperimentarono per far recapitare al faraone papiri ed informazioni, passando poi per il famoso greco Filippide, il corridore, il cursore. Possiamo anche dire che con quella corsa di 42 km a piedi, partendo dalla città di Maratona sino all'acropoli di Atene per annunciare la vittoria sui persiani nel 490, dopo quella corsa poi è morto. stramazzò al suolo, fino poi a passare al mondo latino, che è stato quello che poi ha rappresentato la chiave di volta del sistema. I latini partono dal sistema stradale e da un percorso stradario talmente esteso e talmente perfetto da rappresentare la base di partenza per tutta la comunicazione futura, anche del periodo medievale, sino si può dire quasi al XIX secolo. Partiamo dalla considerazione di queste civiltà, approfondiremo mezzi e sistemi. Nel frattempo voglio ricordare ai nostri amici telespettatori che possono interagire direttamente con noi dalla pagina Facebook su cui è in onda questa diretta, oppure per curiosità e per domande specifiche possono rivolgerle per iscritto inviandoci una mail all'indirizzo di redazione redazione@tvcity.it. Ingegnere Flavio Russo. Allora, cominciamo a seguire pure con le immagini quello che vado dicendo. La situazione che vede l'età classica come quella lì che è più ha bisogno di sistemi di telecomunicazione dipende dalle dimensioni geografiche rilevanti. I greci si trovarono per la prima volta di fronte a un problema di distanze e di comunicazioni con la guerra di Troia. Agamennone voleva far sapere alla moglie e alla sua città l'esito vittorioso, no? E cosa organizzò? Organizzò una trasmissione su 13 ripetitori che Omero con la sua pignoleria elenca uno per uno. E i 13 ripetitori sono stati collegati sopra una carta l'uno con l'altro tra la piana di Troia e Micene e hanno dato questa situazione che potete vedere in queste immagini. Che cos'è, ingegnere, il ripetitore? Cioè, il ripetitore è un Il linguaggio ripetitore è moderno. un linguaggio moderno che però utilizza un termine antico, che è il termine latino. Il ripetitore è una stazione che riceve un segnale Che e ne lo trasmette rilancia. una. Molto semplice come concetto. Via via che andiamo in epoche più recenti diventa complesso come strumento. Comunque, i ripetitori usati da Agamennone e mal gliene incolse, perché come arrivò a Micene
venne accoppato dalla moglie e dall'amante di lei. Quindi è la prima trasmissione lungo un migliaio di chilometri che viene effettuata nell'arco di poche ore di notte. Da quel momento in poi le telecomunicazioni si svilupperanno soprattutto nel mondo romano, ma per una ragione molto semplice: è la prima entità che mette insieme un impero così vasto. E quando la situazione dell'impero comincia a farsi grave per la minaccia dei barbari, abbiamo per esempio lungo i confini Reno-Danubio, vediamo l'immagine successiva, dei sistemi di torri di segnalazione. Questa per esempio è una torretta di segnalazione che appartiene alla catena delle Turris Annibalis, di cui parla Plinio. Perché vedete, questo argomento ha una caratteristica: non ha lasciato menzioni esplicite sui sistemi di telecomunicazione, ma ha lasciato una quantità di riferimenti e di resti che sono a loro volta molto eloquenti. Faccio un esempio. Quando Svetonio dice che Tiberio, che sta a Capri, sa le notizie da Roma giorno per giorno. Bellissima questa. Certamente non teneva il telefono. Neanche, non aveva WhatsApp. Non aveva WhatsApp, non aveva niente, però qualcosa doveva avere per sapere che succedeva a Roma. Quando Plinio riceve un messaggio dalla sua amica Recchettina, che forse abitava dalle parti di Torre del Greco, poi lo approfondiremo in un'altra puntata su questa cosa. Nessuno ha detto: ma scusate tanto, ma questa signora invece da mandare dei messaggeri, ma perché non se ne andava lei prima che la situazione, con l'imminenza dell'eruzione, con l'eruzione in corso, che fa, affida un messaggio a un suo messaggero e aspetta comodamente che Plinio la venga a prendere, senza sapere né se il messaggero è arrivato né se Plinio darà seguito alla richiesta. È evidente che il messaggio non è passato inosservato, ma soprattutto non è passato trasportato dalle mani umane. È una telecomunicazione che deve essere avvenuta usando uno dei sistemi di trasmissione della Marina Imperiale Romana. I romani non avevano la marina, però avevano le navi. L'insieme delle navi da guerra costituisce una marina. Ma non è tutto. Lungo il Reno Danubio, sulla colonna Traiana, noi abbiamo raffigurato, penso che sarà sulla terza immagine, delle torrette. Vedete, questa è una scena della colonna Traiana. Ci sta sulla destra una torretta. Ok. A sinistra c'è un covone di paglia. Di paglia. E una catasta di legno. La piccionaia? No. La catasta di legno serve per fare i segnali a fuoco di giorno, cioè di notte, scusate, mentre la paglia serve per fare i segnali a fumo di giorno. Perfetto. In parole povere, dato il consumo di questo tipo di combustibile alternativo, vicino alle torri c'era un'ampia scorta sia di legno che di paglia. Questi elementi che sono ancora raffigurati ci confermano che queste torrette lavoravano con una frequenza altissima, perché erano quelle poste sui limes dell'impero e si trovavano distanziate l'uno dall'altra dell'ordine di un chilometro o due chilometri, quindi su una linea di varie migliaia di chilometri. Ingegnere, queste torri di segnalazione, così come lei le ha definite, possiamo dire che siano i prodromi, cioè siano le anticipazioni di quelle che noi oggi andremmo a definire reti mobili? Ed è vero che in età imperiale andavano, si estendevano lungo la fascia costiera, partendo da Roma coprivano, arrivavano sino alla Francia, poi alla Spagna, raggiungevano l'Egitto e il Medio Oriente, coprendo 1500 città circa per una superficie di 12.000 chilometri. Dunque, andiamo un po' d'ordine. Queste che abbiamo visto stanno disposte lungo i limes per un motivo molto semplice, che da lì temevano gli attacchi dei barbari. Perfetto. Quando nei tempi più recenti, quelli a cui magari lei ha alluso, per esempio, noi qui a Torre abbiamo la Torre di Bassano, la Torre Scassata. Ne teniamo quattro, dovrebbero essere quattro. Ne teniamo tre. L'altra è quella di Punta Uncino. Che è al confine con Torre Annunziata. Adesso sta già in Torre Annunziata. Facevano parte di una catena di 400 torri
che chiudevano tutto il perimetro foraneo del Regno di Napoli. Furono costruite tra il 1563 e il 69 e segnalavano pure loro col fuoco, col fumo e soprattutto col rombo del cannone il pericolo imminente e eventuali agguati di battelli corsari. Ma questa è una storia che di là da venire. Per il momento siamo a Roma e a Roma dispongono di questo sistema lungo i limes. Discorso un po' più complesso per le teletrasmissioni avanti. Vedete, queste sono le torrette, le torrette che in Germania sono state numerose, sono state ricostruite. E c'è da dire una cosa, il segnale lanciato da queste torrette poteva viaggiare in un verso o nell'altro e veniva ripetuto dalle torri contigue. Però così facendo, nel giro di pochi minuti, si sarebbe allertata tutta la catena indistintamente. E allora, come funziona? Se si potessero vedere i disegni e i bassorilievi esatti di questa torre, si vedrebbe che la balconata superiore era girata su tre lati, non su quattro, su tre. Allora che succedeva? Che il segnalatore usciva dal balcone centrale con la torcia di segnalazione che era sempre accesa per significare che la linea c'è, però si portava da un lato o al lato destro o al lato sinistro, dove lato cieco si poteva vedere soltanto da una parte. Perfetto. E da quella parte il segnale veniva ripetuto dalle altre torri fino all'accampamento legionario più vicino. Dall'altra parte quel segnale non lo potevano vedere perché c'era il corpo della torre in mezzo. Quindi il segnale viene polarizzato in un verso o nell'altro. E questo varrà anche per le torri del 1563, perché se il segnale non è polarizzato, si crea semplicemente una confusione che non si capisce più dov'è l'allarme. Invece così, risalendo fuoco dopo fuoco, arrivi alla torre che lo lancia. Ingegnere, volendo coordinare le due dimensioni spazio e tempo, un messaggio che parte da Roma e deve arrivare in Egitto, secondo questo sistema, cioè quanto tempo avrebbe impiegato? Se ci fosse stato questo sistema, però tra Roma e l'Egitto non era questo il sistema di telecomunicazione. Perché, e come avveniva? Perché semmai ci fosse stato doveva girare per l'Asia Minore, impiegando giorni. Certamente. Anzi, Plinio a un certo punto fa un'osservazione interessantissima, dice: lungo le torri Annibalis, che è una catena molto lunga sulla Spagna, il segnale in un verso impiega un certo tempo, nel verso contrario ne impiega di meno. Lui non lo sapeva, ma aveva scoperto i fusi orari, che se tu viaggi in una direzione, lo sa benissimo chi vola con gli aerei per distanze molto lunghe, impieghi un tempo dal quale si deve sottrarre la rotazione, il tempo terrestre. Di rotazione terrestre. Quindi era arrivato, non lo so come, a questo, ma le catene di torri, soprattutto queste militari, erano finalizzate a un problema pratico. Andiamo avanti. Qui vediamo un eufemismo. Ingrandiamo un po' con l'immagine della regia. Ok, questo è il massimo, ingegnere. Bene, vediamo pure la successiva, può essere che mi oriento meglio. Dunque, quando prima ho parlato di Tiberio, torniamo a quella precedente. Vedete, questa è Villa Iovis a Capri. Quello che è importante è sull'estrema destra di questa foto ci sta una specie di torricella. Sì. È la specola sulla quale Tiberio aspettava i segnali che provenivano da Roma. Qual era la stazione ripetitrice intermedia? Molto probabilmente, e viene l'immagine successiva, la piattaforma di Giove Anxur a Terracina, che si trova sulla direttrice rettilinea di Roma. Non per niente da quelle parti c'è la famosa fettuccia di Terracina, 40 km, 50 km di rettilineo. Da questa piattaforma si vedono le bocche di Capri. E da Roma si vede questa piattaforma, quindi il segnale poteva viaggiare direttamente appoggiandosi a questa piattaforma. E da questa piattaforma la stazione ricevente principale stava a Miseno,
avanti ed era ancora avanti forse. Sì, ed era questa qui, il faro di Miseno. Il faro di Miseno, come tutti i fari romani, differivano dai nostri perché funzionavano per la navigazione non di notte, ma di giorno. Vedete, le navi romane e le navi dell'antichità navigavano di cabotaggio, cioè senza perdere di vista la costa. Quando faceva buio, per evitare da finire o sugli scogli o fuori rotta, accostavano a terra e si fermavano. Quindi un faro che avesse funzionato di notte non serviva... Avrebbe avuto una capacità limitata. Sì, ma non c'era un'utenza praticamente. E allora che ricostruivano a fare? I fari servivano di giorno perché bruciando un combustibile, soprattutto olio lampante, dal fuoco si alzava una colonna di fumo che raggiungeva il migliaio di metri d'altezza. Una colonna di fumo alta un migliaio di metri si vede a centinaia di chilometri di distanza. Per cui se io per esempio parto da Tunisi per andare in Sicilia, arriva un momento che io non vedo più né Tunisi né la Sicilia. Non vedo nulla. Invece con due sistemi di fari così fatti, io mi lascio con le mani quando mi tengo con i piedi. Allora possiamo dire su questa scorta di informazione che anche il faro d'Alessandria avesse la medesima funzione. Il faro d'Alessandria, perché il faro d'Alessandria svolge primo un ruolo di propaganda. La luce è il simbolo della cultura. È vero, quindi il simbolismo. Secondo, svolge una funzione religiosa, tanto è vero, dal faro d'Alessandria, se voi andate lungo la costa di Amalfi, un'altra domanda, allora, vedete che ci stanno una serie di campanili delle chiese più antiche che hanno in miniatura la struttura del faro d'Alessandria. Basamento tronco piramidale, alzato a prismatica, tamburo circolare. Mi ha preceduto sopra. Sul tempo, ingegnere, quindi il senso del campanile è la riconversione cristiana del faro pagano, il fumo indica il cielo, destinazione finale. Perfetto. La fiamma è quella della fede, quindi è un'indicazione al fedele della via da seguire per raggiungere il paradiso. Il cosiddetto duc in alto. E quello che è curioso è che questa indicazione non viene colta soltanto dalla Chiesa cristiana, anche dall'Islam con i suoi minareti. Identica. Vero. Avanti. La storia oltre la storia. Leggiamo una storia parallela con costumi e civiltà partendo dalla tecnologia. Questo era il senso della trasmissione. Questo disegno che vedete, io l'ho messo per far vedere che cosa erano le fiamme. In termine navale, la fiamma è una bandiera, ma non è la bandiera rettangolare come quella che conosciamo noi, è una bandiera triangolare, stretta e lunga, a volte è lunga 20-30 metri, che portavano soprattutto i vascelli a vela. E in questa fiamma c'era, oltre al colore vivace, anche il simbolo della nazione. Bene. Con delle fiamme e con delle bandiere dei labari si riusciva a organizzare un altro sistema di trasmissione. Avanti. Renato Vegezio Flavio. Renato Vegezio Flavio. Dice che nelle città ci sono delle torri, sì, sulle quali ci sono due travi che a secondo la posizione che gli fanno prendere, indicano che cosa succede all'interno della città. Io spulciando sulla colonna traiana ho trovato questo bassorilievo e l'ho evidenziato. È un torrione con due aste sopra. Ovviamente quelle due aste non hanno nessuna funzione né difensiva né offensiva. Sono due aste di segnalazione. E né decorativa. E nemmeno decorativa. Le due aste che poi ho ridisegnato a fianco, dotate di bandiere o di fiamme, sono visibili da una distanza di 5-6 km. E dato che sono incernierate alla base, possono assumere qualsiasi inclinazione. Trasmettendo accoppiando le varie inclinazioni di ambedue le travi, si possono trasmettere tutte le lettere dell'alfabeto.
È una cosa fattibile, non solo è fattibile, ma è una cosa che si fa ancora avanti. Tant'è vero che in Marina si usa il codice delle bandiere. Ecco, questa che vediamo è una derivazione di quel sistema. Questo si chiama telegrafo ciappe. Viene inventato dopo la Rivoluzione Francese. Durante la Rivoluzione Francese. E questo telegrafo diventa famoso per un romanzo, Il Conte di Montecristo. Il protagonista, il conte, va da un telegrafista di questi impianti, lo corrompe e fa trasmettere a Parigi una notizia falsa. La Francia in pochi anni ebbe una rete telegrafica completa con questi impianti. Però anche il Regno di Napoli in pochi anni la ebbe avanti. Vedete? Questa, per esempio, è la derivazione di quello che ho detto prima. Cioè, è il codice delle bandiere, sì, che con la posizione delle braccia. Il significato che assume. Ogni posizione con due bandiere. Ha un messaggio. No, ha una lettera dell'alfabeto o un numero. E su questo sistema è basato il telegrafo di ciappe. Vediamolo, per esempio, avanti. Questo è un eliografo che dopo esamineremo. Il telegrafo di ciappe viene installato pure nel Regno di Napoli, tant'è vero noi l'abbiamo sia sui vari castelli, soprattutto pugliesi come Otranto, Lecce, ma lo abbiamo anche da queste parti. Ci stanno ancora le stampe che fanno vedere il telegrafo ad asta a Pozzano. Non so qual è l'immagine che ci dovrebbe essere. Avanti, ma... regia con le immagini. Dovrebbe essere a seguire, però vedo che ci sta una certa insubordinazione delle immagini. Dunque, ecco, questo per esempio è il castello di Otranto, vedete quello di destra, sopra il torrione, ci stanno come un paio di corna. Sì. È il basamento del telegrafo ad asta. Sono quelle riportate nella colonna Traiana. Sì. Quelle che abbiamo visto però prima nel questo particolare. Questo è un pochino più moderno. Questo è più moderno, ovviamente. Però il sistema impiantistico è lo stesso. Il sistema concettualmente identico. Quello invece è il fotogramma di sinistra, è il castello di Lecce. E si distingue pure lì, nel blocco centrale, sì, sopra. Quello bianco. Questo è quello bianco, quelle due corna che sono il telegrafo ad asta. Avanti. Ecco, qui siamo a Pozzano, okay. La chiesa sopra Pozzano. Davanti alla chiesa, voi vedete l'immagine migliore di quella che vediamo noi. Si può ingrandire, Ciro? No. Si vede che ci sta l'impianto del telegrafo ad asta che collegava pure i cantieri di Castellammare con il resto del regno. Quindi anche da noi fu installato tutta una rete di telegrafi ad asta. Il telegrafo ad asta durò poco perché praticamente dura dalla fine del Settecento alla prima metà dell'Ottocento, quando compare il telegrafo elettrico. E quindi tutta questa rete venne sostanzialmente smantellata. Avanti. Questo è un altro tipo di telegrafo dell'antichità. Vedete, ci sta una specie di serbatoio. Sì. Con un operatore che tiene in mano una torcia nella mano sinistra e nella mano destra tiene la mano sul rubinetto. All'interno di questo serbatoio ci sta un'asta graduata. All'interno è pieno d'acqua. Allora, che cosa succede? Che utilizzando due di questi dispositivi, che possiamo vedere meglio nell'immagine successiva. Eccolo qua. Utilizzandone due, anche perché sono indifferenziati tra trasmittente e ricevente, il funzionamento è abbastanza semplice. Il serbatoio pieno d'acqua è uguale sia nel ricevente che nel trasmittente. Sta in condizioni normali, fermo. L'assa che galleggia sopra l'acqua c'ha tante tacche, vedete nel fotogramma di destra si vedono che ci stanno tante tacche con tante scritte. Sì. Ogni scritta contiene un messaggio. Per esempio, alla tacca numero 3 c'è scritto... Aiuto.
aiuto, vienimi a prendere. Alla tacca numero 5, ho finito i viveri, mandameli, e via così. Quindi al livello raggiunto dall'acqua corrispondeva... Le tacche sono uguali nell'uno e nell'altro. Allora, se io faccio aprire i due rubinetti in sincrono, l'acqua scende e le tacche sì. via via si immergono. Dove voglio che si fermi? Chiudo da tutte e due le parti. E dove resta l'acqua? Quello leggo al di sopra del serbatoio, lo leggo pure nel ricevente. Perfetto. Il problema è come faccio a far aprire e chiudere i rubinetti a distanza di 40-50 km l'uno dall'altro? Con la torcia. Con l'eliografo. Con l'eliografo. Che cos'è l'eliografo? L'eliografo è un nome molto supponente, ma in realtà... Sempre greco, ingegnere, se consente, sempre qua. La matrice. Questo, per esempio, è un eliografo della Prima Guerra Mondiale. Una scrittura a luce, con la luce del sole. L'eliografo è uno specchietto che riflette la luce del sole. Perfetto. Ora, uno specchietto ha la capacità di riflettere la luce del sole pure a 30-40 km di distanza. E se io faccio variare l'inclinazione dello specchietto, il lampo di luce riflesso può andare in una precisa direzione e può non andarci più. Quindi si viene a creare un'alternanza di lampi e di eclissi, che possono essere codificate. Ma senza ricorrere a grandi codici, se io ho due di quelle stazioni ad acqua, lancio un lampo di luce verso il ricevente, aspetto che il ricevente mi mandi pure a me un altro lampo di luce per dire va bene, ho compreso, sono pronto. A questo punto parte il lampo di luce che dice apriamo tutti e due i rubinetti. Dopo un certo numero di minuti, quando si arriva al messaggio voluto, altro lampo di luce, chiudi i rubinetti e leggi che cos'è la trasmissione. Questo impianto fu inventato da Enea il Tattico e fu bene o male, utilizzato per varie operazioni militari. Per lungo tempo. Come tante cose greche, mentre i greci le inventano, i romani le utilizzano. E le applicano. Quindi è molto verosimile che questo sistema, pure dell'eliografo, sia stato utilizzato anche dalla stazione prossima alla villa di Recchettina, che per noi di Torre del Greco si dovrebbe trovare all'altezza del famoso ponte di Rivieccio. In tal caso, da Miseno avrebbero visto una cosa del genere, l'eruzione del Vesuvio e alla base, fin quasi alle 4 del pomeriggio, si poteva ancora scorgere un lampo di luce solare, come se noi al tramonto ci soffermiamo a guardare o verso Sorrento o verso Capri e vediamo delle vetrate che sembrano andare a fuoco, che stanno riflettendo la luce del sole da una parte nostra. Sistema validissimo, talmente valido avanti, che durante l'ultima guerra, vedete, qui ci sono dei disegni che vengono allegati a dei contenitori di specchietti di emergenza. Praticamente questi specchietti sono del diametro di un CD e hanno un buco centrale. Io me lo pongo a 20-30 cm dall'occhio e attraverso il buco centrale guardo il bersaglio a cui voglio fare arrivare il lampo di luce. Nello stesso tempo prendo luce dal sole. Con questo sistema è possibile farsi notare da un aereo in volo o da una nave in navigazione per chiedere aiuto. Aiuto, un sistema di SOS. Sì, un sistema di SOS, tanto è vero, guardiamo l'immagine successiva. Ecco, questa era una dotazione dei piloti della RAF della Seconda Guerra Mondiale durante le operazioni nel deserto. Se per ipotesi cadevano con l'aereo nel deserto, avevano tra le dotazioni di sopravvivenza questa sacca piccolina con questo specchietto che serviva per chiedere aiuto agli altri aerei che passavano. Quindi è un sistema semplicissimo, ma che funziona una bellezza. E permette, utilizzando per esempio un telegrafo ad acqua, propriamente definito telescrittore sincrono, lo so che la parola è un po' complessa. Un po' complessa. Però un modello di telescrittore sincrono sta a Roma, al Museo dell'Arte e Cultura Arma del Genio, a Lungotevere della Vittoria.
e con questo sistema si potevano collegare fra loro stazioni distanti anche 50 km senza ripetitori, come si sarebbero potuti montare dei ripetitori in catena e stazioni distanti pure 1000 km. Che l'abbiano fatto non abbiamo contezza, ma abbiamo contezza di tante cose strane, come quella di Recchettina che ho detto prima. Volevo fare un approfondimento su questa, aprire anche una parentesi, poi anzi voglio anche chiedere a Ciro dalla regia se abbiamo messaggi di nostri telespettatori, di nostri amici. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Ottima, interessante trasmissione, ringraziamo l'amico Ferdinando D'Amato per il complimento. Ritorniamo dopo con altri messaggi. Mi ha stuzzicato, ingegnere, prima quando parlando e facendo il riferimento alla lettera di Plinio, quindi ai codicilli, al sistema per informare Plinio il Vecchio. Allora ho elaborato un po' di reminiscenze acquisite, ma anche di curiosità, ne abbiamo conversato tante volte e voglio condividere ancora una volta, anzi voglio fare una domanda. Se noi andiamo a prendere il testo latino, quello scritto da Plinio il Giovane, riferito a quell'episodio e al momento in cui lo zio riceve il dispaccio da parte, la richiesta di aiuto da parte di Recchettina, l'espressione latina è accepit codicillos, che viene tradotta con ricevette i codicilli, quindi prese i codicilli. Codicillo, il codicillus è il diminutivo di codex. Se lo andiamo a leggere da un punto di vista giuridico dell'antico diritto romano, il codicillo era una scrittura privata contenente disposizioni di ultima volontà che però non riguardava, quindi che si aggiungeva ad una forma testamentaria, però non andava ad individuare un erede, quindi era soltanto un'aggiunta di disposizione d'ultima volontà. Se invece noi andiamo a leggere la tradizione di Cicerone e la definizione che Cicerone dà anche lui di codicillus, lo descrive come un piccolo biglietto dalle dimensioni di una tabula pugillaris, quindi contenuta all'interno di una mano, che veniva utilizzato però per richiedere o per esprimere dei comunicati di necessità e di urgenza. Mi chiedo una cosa, allora la domanda è questa. Quale delle due potrebbe essere il messaggio più veritiero, cioè rilasciato da Recchettina? Cioè una disposizione di ultima volontà, quindi significa che Recchettina non vedeva più via d'uscita rispetto al fenomeno eruttivo e quindi forse informava l'amico Plinio rispetto a qualche suo ultimo adempimento, o si deve intendere come un SOS moderno, cioè aiutatemi? Beh, per quello che posso dedurre, se Recchettina manda un messaggio di richiesta d'aiuto, è una persona che sta ancora sperando nella salvezza. Se no avrebbe mandato tutto al più un messaggio da Dio. Io muoio, stati bene. E invece no. Se non vieni con le tue navi, per me è finita. Quindi presumibilmente questo era il contenuto. Questo è il punto. Quanto a codicillo, al di là del significato di Cicerone e compagni, la sua origine, sempre vivo con Cicerone e compagni. La sua origine viene da codex. Codex che cos'è? Il tronco d'albero. Perché il tronco d'albero? Perché le varie tavolette che hai elencato venivano ammucchiate una sopra l'altra. Il loro insieme costituiva una specie di tronco artificiale, da cui il codex, e quello che era scritto in ognuna di queste tavolette era un codicillo. Ma in questo caso il codicillo non è scritto da Recchettina e nemmeno dal suo inviato, è scritto semplicemente dall'operatore della stazione telegrafica che riceve il dispaccio, in quale modo poi vedremo quale poteva essere il modo, ma questo è l'operatore che scrive rapidamente su questa tavoletta: Recchettina manda a dire, e Plinio capisce. Anzi, Plinio capisce molto di più di quello che sembrerebbe logico dalle poche parole. Perché capisce, fase 1, l'amica sua corre un pericolo di vita, praticamente rischia la vita. E questa è la prima idea. La seconda, molto più generale, come lei però lo corrono migliaia di persone in questo momento. Della fascia costiera. Della fascia costiera, cioè tutti gli abitanti sotto al Vesuvio, delle zone più amene del Golfo di Napoli, sono nella stessa condizione. L'unico che può in qualche modo intervenire con ragionevoli possibilità di salvarne molti è lui. È lui.
E Plinio inventa un sistema di utilizzo di mezzi militari costruiti, utilizzati e destinati alla guerra per portare soccorso a una popolazione civile. Quindi ho detto varie volte che, quella che, la protezione civile italiana dovrebbe dedicare qualcosa, magari una nave appoggio o una struttura, alla memoria di Plinio il Vecchio. Dell'ammiraglio Gaio Plinio Cecilio II, che ne è stato per molti aspetti il precursore, se non il fondatore. Ecco, su questo avrei un'altra domanda, più che altro una curiosità. Plinio era l'ammiraglio della flotta imperiale, quella che sta... Il termine ammiraglio non è proprio... Per comprendere, cioè era... Sì, il comandante. Era il comandante della flotta che stanziava a Miseno, ed era una delle due flotte imperiali. Sì. L'una a Ravenna, sì, per il controllo dell'Adriatico, l'altra a Miseno per il controllo del Mediterraneo. Sì. Mi chiedo, Plinio riceve il dispaccio, accepit codicillos, sì, mette in mare le quadriremi, le triremi, la nave su cui gli camminava, si chiamava Fortuna, su cui gli viaggiava, ipotesi, parte. Non è un'azione impulsiva, cioè non lascia in quel momento scoperta quella parte dell'impero romano, cioè non fu imprudente la mossa di Plinio. Non spiego perché non è imprudente. A quell'epoca l'impero romano all'interno del Mediterraneo non aveva più nemici. I romani controllavano tutto il perimetro costiero del Mediterraneo. È l'unico caso di controllo marittimo eseguito da terra. Perfetto. Quindi quando viene utilizzata e viene mantenuta una base navale a Miseno e una seconda base a Classe, Ravenna, vuol dire una sola cosa, che esisteva un problema pirateria, soprattutto nei mari come arcipelaghi, come la Grecia e zone limitrofe. Però sotto controllo. Completamente sotto controllo. In ogni caso queste navi svolgevano compiti di polizia navale. Ma non c'era nessuna minaccia per l'impero, perché i nemici all'interno del Mediterraneo non ce n'erano più. Quindi Plinio praticamente utilizza queste navi, che peraltro sono sotto comando diretto dell'imperatore, quindi già è una situazione anomala pure questa. Oggi si chiamerebbe forza di proiezione rapida, perché può arrivare in pochissimo tempo in qualunque angolo del Mediterraneo. Le utilizza in questo caso con una funzione che nessuno nell'antichità si era mai sognato di poter praticare. Prima lo fa. Se ne assume la responsabilità, perché se quelle navi fossero andate perse... L'impero sarebbe rimasto scoperto. Ma non era tanto che l'impero rimaneva scoperto, ma che lui avrebbe rischiato. Su 14 quadriremi ci stanno oltre 2000 uomini tra equipaggio ai remi e equipaggio militare. Insomma, un'ecatombe, se non per il Vesuvio, per l'incuria dell'uomo. Trovava poi una situazione similare a Teutoburgo, ma prima di Teutoburgo ce ne vuole. Ce ne vuole che ce ne vuole. Abbiamo altre immagini? Sì, abbiamo altre dalla immagini. Regia? Ecco qua. Siamo arrivati a un altro sistema di telecomunicazione. La Colombaia. Questo sistema di telecomunicazione è talmente moderno che avveniva pure tra le navi in navigazione e la base. Noi siamo dell'avviso che la trasmissione tra una nave in navigazione e una stazione terrestre sia posteriore all'invenzione della radio. Ci sembra assurdo pensare che prima della radio fosse possibile, invece era possibilissimo, perché sulle navi romane si aveva la precauzione di imbarcare queste grosse colombaie portatili, di cui l'archeologia ci ha restituito più di un esemplare, dei pannelli frontali che erano in bronzo, di terracotta. Terracotta. Dietro quei pannelli c'erano tante cellette, in quelle cellette c'erano altrettanti colombi, i quali non erano originari della nave, erano originari di una stazione terrestre, per esempio di Miseno. Ora, il colombo viaggiatore ha la capacità di volare a 60 km all'ora anche per 12 ore di fila, il che significa, tradotto in chilometri, 720 km. Al giorno. Esatto. Ora, con 720, 1000 km,
tu con la flotta di Miseno arrivi un altro po', quasi alle colonne d'Ercole. E con quella di classe arrivi a un bel pezzo dopo la Grecia. Beh, praticamente le flotte prima e seconda, attraverso questo sistema, potevano notificare con un ritardo massimo di una giornata alla base che cosa stavano passando. E questi colombi non venivano usati solo dai militari, ma venivano usati pure dalle popolazioni civili. Ogni patrizio romano che aveva una villa in campagna, nella villa teneva delle colombaie con le quali riceveva messaggi dalla città e mandava messaggi alla città. È chiaro. E questi colombi, oltre a fare da telefono, facevano pure da produttori di concime pregiato e di carni pregiate. Quindi il colombo, da un certo momento in poi, diventa un accessorio fondamentale delle residenze in campagna e delle pure fortificazioni romane, perché il colombo è il loro sistema di telecomunicazione. E oltretutto il colombo c'ha una cosa di caratteristico: non si prende paura né dei rumori né dei lampi di luce né di altri fenomeni negativi, continua tranquillo per la sua strada fino alla colombaia dove è nato. Pensate, guardate questa immagine emblematica avanti. Questo è un carro armato della prima guerra mondiale. A bordo non c'è ancora la radio. Il carro armato, per comunicare con la sua base, usa il colombo. E nel carro armato ci sta una feritoia apposta per far uscire per il lancio del colombo. Ma forse è ancora più interessante quest'altra immagine. Qui siamo nella seconda. Questa è una carrozzetta tedesca con una grossa colombaia dietro. Ma per dare un'idea dimensionale, la Francia durante la prima guerra mondiale usò 300.000 piccioni viaggiatori. Nella seconda guerra mondiale... Un esercito. Sì, quando sbarcarono in Normandia, la notizia in Inghilterra, quella decifrabile, la portarono i piccioni, perché le radio si erano ormai talmente incasinate tra le navi, le jeep, i telefoni da campo, che non riuscivano più a trasmettere, ma si accavallavano trasmissioni inglesi, tedesche, francesi. I piccioni tranquillamente svolazzarono dalla costa normanna fino a Londra, alle basi che tenevano, e annunciarono il lieto evento. E forse qualcosa del genere successe il 7 ottobre del 1571, quando la vittoria di Lepanto, secondo la tradizione, fu annunciata dal Papa, che aveva avuto una visione. Io non sono contrario alle visioni, però forse è molto più probabile che la visione avesse avuto un colombo che annunciava che avevano vinto. Tanto è vero, sono andato a San Pietro, sullo sfondo della basilica, trovate una vetrata gialla. Al centro che cosa c'è? Una colomba. È lo Spirito Santo. Vabbè, però è una colomba. Ora è probabile. Il classico è tanto caro, nil novi sotto il sole. Nil novi sotto il sole. Noi l'altra settimana dicemmo quella frase della modista, della regina Maria Antonietta, che diceva: di nuovo c'è solo quello che si dimentica. È vero. E questa cosa del colombo che costituisce la visione non è per mancanza di fede, ma è talmente ovvio, perché intorno a mezzogiorno la flotta cristiana aveva sbaragliato quella già di tutto. Ora, tranne che con la visione in tempo reale, l'unico mezzo che da Lepanto poteva arrivare a Roma in tempo breve era il colombo. Ingegnere, c'è un messaggio per lei, se cito dalla regia me lo ripropone. Non mi stancherei mai di ascoltare l'ingegnere Flavio Russo, ogni suo racconto storico è ricchissimo di curiosità tecniche, scientifiche e costruttive. Se la storia venisse insegnata in questo modo, la si amerebbe di più. Ringraziamo per questo gentile commento. Ingegnere, siamo soddisfatti anche noi, perché veramente stiamo avendo anche nel corso della settimana una serie di apprezzamenti rispetto alla rubrica. Adesso, prima che scada il nostro tempo, faccio vedere una cosa che molti non conoscono, a parte i colombi viaggiatori che li sanno tutti. Guardate questo colombo.
Cioè, qualcosa appeso sotto il petto. Sotto il petto. È una macchina fotografica. Siamo nel drone. È un drone. È un Infatti drone. Io scrissi un articolo. Io stessi un articolo, cioè, i droni con le penne. Questo Colombo porta una macchina fotografica. Siamo nel 1907. L'aereo ancora doveva essere, insomma, era nella mente di Dio, o meglio, i fratelli Wright avevano svolazzato per pochi metri d'altezza, come galline, senza nemmeno il carrello d'atterraggio. ed era già un miracolo che non si erano ammazzati nella circostanza. Un farmacista tedesco inventa questa macchina fotografica. Che piccolissima, pesa quasi 40 grammi. Un farmacista. Ma le invenzioni sono fatte sempre dai non addetti ai lavori. Sembra strano, ma ci credo. Guardate che Marconi mica era laureato in ingegneria, e così come lui tanti altri. E sempre questa cosa dell'ingegneria, ingegneria. Beh, vabbè. Sì, ma non andiamo per il sottile. La lingua batte. dove il dente duole. Questa macchina fotografica utilizza la pellicola da 16 mm. Un rotolino che ha azionato l'avanzamento del rotolino dal vento che produce il volo del piccione. Di alta ingegneria del meccanismo. Stavolta sei tu che parli di ingegneria. Questo vento sposta ogni 50 metri di un fotogramma, per cui il piccione, percorrendo una certa traiettoria che era studiata apposta, cioè io libero il piccione qui, in modo che volando sorvola questa cosa. E la fotografa? E la fotografa. Scatta tutta una serie di fotogrammi, centinaia di fotogrammi, fino all'esaurimento della pellicola. Quando a terra si hanno quelle immagini come quella lì che sta a destra, vedete? Ci sembra. Sono immagini prese da un piccione fotografo. E ce n'è ancora un'altra, credo. Ecco, vedete? Questa è l'immagine di un fotogramma scattato da un piccione una macchina fotografo. Fotografica di un piccione. Lo Stato Maggiore Italiano comprò due di queste macchine fotografiche. La cosa ancora più curiosa è che questi piccioni venivano lanciati col paracadute. Cioè, gli uccelli lanciati col paracadute, sembra una barzelletta. Ma ha una logica anche questa. Si prendevano alcuni di questi piccioni con la macchina fotografica, si chiudevano in una cesta e si sganciavano col paracadute, per esempio, su delle trincee o su dei luoghi non raggiungibili, in mano nemica. Si liberava in quel punto il piccione, questo se ne andava tranquillamente e scattava in successione. Tenevi tutta la sequenza fotografica dei sorvoli, esattamente quello che oggi fanno i droni. Questa situazione apparentemente sembrerebbe conclusa con l'avvento degli aerei. In realtà non è conclusa per niente, si è solo miniaturizzata, tant'è vero che oggi si parla non di piccioni fotografi, ma di insetti. Fotografi. No, con la telecamera. Ok. Che sono in grado di entrare in strutture segretissime, e passando inosservati, perché possono essere vespe, mosconi, va a sapere se uno di quello ha una camera miniaturizzata o cose del genere. Quindi parliamo di alta ingegneria. Alta, mezzi, bassa, di fianco, a destra, a sinistra, una cosa è certa. Il sistema fu inventato in questa circostanza. E da allora ancora. E da allora ancora viene elaborato e ricoperto. Per utilizzi chiaramente sempre gli stessi, si tratta di spionaggio. Attualmente queste conoscenze non interessano più, perché se lei, uno qualsiasi, va su Google Map, può vedere se a casa mia c'è la macchina ferma davanti o sono uscito. Okay. Per puro rispetto della privacy hanno fatto in modo di ritardare la pubblicazione dei fotogrammi di qualche mese. Se no, io saprei pure se la mia piscina la mia vicina che ha una piscina si sta facendo il bagno oppure no. Però con una serie di altre implicazioni. Sì, quelle le trascuriamo. Abbiamo un altro messaggio di Raffaella. Raffaella ci dice: complimenti, interessanti e simpatici. Ecco, diamo fiducia ai farmaci di Sprono.
anzi ai farmacisti di Sprono, chiedo scusa, non leggevo bene, scoprono grandi cose. Sì, e oltretutto ci stanno anche altri piccioni che vennero utilizzati per trasportare dei farmaci in maniera rapida, a distanze e a volte a siti non altrimenti raggiungibili. Pensate quante baite di montagna nel secolo scorso avevano problemi di approvvigionamento di farmaci, ma non era possibile, specie d'inverno, raggiungerli. E i colombi potevano supplire tranquillamente a questo scopo. Quindi era una situazione questa che io metto tra i mezzi possibili che della telecomunicazione e di utilizzo di rettina, perché poi se la torretta che teneva rettina nella sua proprietà fosse stata una colombaia, sì, poteva tranquillamente mettere il codicillus vicino alla zampa del colombo e farlo viaggiare. Nel giro di un quarto d'ora stava a Miseno ed era più che sicuro che arrivava. E di conseguenza quel sistema semplicissimo, che in genere veniva raddoppiato perché venivano lanciati un paio di colombi per volta, avrebbe raggiunto la stazione più ricevente, decifrato immediatamente, trascritto su una tavoletta, un codec, il e portato all'ammiraglio. Perfetto. Quanto all'ammiraglio, come ho detto prima, non è corretto. Non dirlo. È corretto, era un prefetto. Era un prefetto. Prefetto uno delle alte, esatto, è una delle alte gerarchie romane. L'ammiraglio è un termine arabo. Per avere la parola ammiraglio dobbiamo aspettare altri 14-15 secoli, quindi è fuori discussione. Bene, a questo punto facciamo un riepilogo. Partendo. Abbiamo esaminato dei sistemi di telecomunicazioni basati sul fuoco e sul fumo. I sistemi possono essere in linea di massima divisibili in sistemi a variazione di immagine e a variazione di luminosità. Perfetto. La variazione di immagine noi la possiamo esemplificare come una persona che sta in mezzo alla folla e per richiamare l'attenzione di un'altra persona agita il braccio. Alza la mano, quindi con una gestualità. Sta variando la sua immagine e quello la vede. Può essere accentuata questa variazione con bandierine, banderuole, specchietti. Cose. Con una serie di arredi. Di arredi. Poi c'è a variazione di luminosità. Lo specchietto che riflette il sole passa da un lampo di luce a un'eclisse. Il faro con la lamiera che gira fa delle alternanze di luce e di eclisse. E di ombre anche. Le chiamano eclisse. E no, non l'ho inventato io. L'eclissi, diciamo, è più scientifica. Io sono sempre appassionato lo so. All'ombra della selva, della sì, selva oscura. Magari all'ombra dei cipressi, all'ombra dei salici, è quello. Stato di pianto, vabbè, insomma, la disputa è antica e remota, però la continuiamo. Indipendentemente all'ombra di che, resta il fatto che tecnicamente si chiamano eclissi. Eclissi. Allora, questo sistema a variazione di luminosità c'ha un sottosistema che ha variazione di colore, che conosciamo tutti, un semaforo, ci dà un segnale libero. L'abbiamo per convenzione al verde, rosso, ferma. Poi ci stanno i sistemi misti, per esempio il telegrafo ad acqua che utilizza un lampo di luce di un eliografo a cui segue una sequenza operativa. Sì. Poi abbiamo i sistemi biologici, tipo il piccione. Piccione fotografo, piccione viaggiatore. Ma prima ancora di questi sistemi ce n'erano altri molto più terra-terra, per esempio acustici. E sono i più antichi. Lo strillo umano può arrivare fino a una distanza di alcune centinaia di metri. Tenete presente che se andiamo a ragionare due minuti, l'ingegneria, in quanto tale, è la scienza delle protesi. Perché? Lo dice lei, eh? Non lo dico io, lo ripeto. Perché se l'uomo quando corre può raggiungere i 30 km orari, si sono costruite delle automobili che possono raggiungere i 300 km orari. Se io posso sentire a 10 metri di distanza, ho costruito delle apparecchiature che sento a 30.000 km di distanza. Se non riesco a volare, ho costruito delle ali artificiali che mi fanno volare. Se non riesco a stare sott'acqua perché non respiro, ho costruito dei sistemi che posso stare sott'acqua. Quindi tutte le limitazioni del corpo umano
sono state superate dalla tecnologia dei mezzi. Una lettura, un momento trasversale, anche azzardata, lo precisiamo in premessa. Ulisse che fa legare i suoi compagni, o meglio, Ulisse si fa legare all'albero maestro della nave, ottura le orecchie dei suoi compagni con tappi di cera. Le sue orecchie però devono essere scevere, certo, e libere per ascoltare il canto delle famose sirene. Quel canto è la comunicazione di un sapere, di una sapienza antica. Cioè, qual è la lettura della storia oltre la storia, del testo oltre il testo, del metatesto di Omero? Io dico qual è il metatesto. Quel canto è una promessa di paradiso. Bellissima, bellissima. Alla quale non si può resistere. Non... Per questo si fa legare all'albero. E questa scena... Quindi c'è un'allegoria, certo, nel significato un'allegoria del canto delle sirene. Se lo fondiamo sul sistema comunicativo sonoro. C'è l'allegoria dell'attrazione della donna sull'uomo. Non è che dobbiamo andare tanto lontano. Ish e Sha, come scritto nell'Antico Testamento. E questa storia è avvenuta a poche distanza da noi, perché praticamente... Poi da una sirena. Stava di fronte all'isola dei Galli, le sirenese, quindi siamo di fronte a Positano. E si dice che poi da quella sirena sia nata poi morta sulle nostre coste. Sì, disperazione. Perché Ulisse non cedette alla lusinga femminile. Ringrazio. Sì, ma perché era legato. E perché era legato. Se però no, l'orecchio... Ci andava a nuoto senza problemi. Però la comunicazione fu ascoltata, quindi ma lasciamo... è una comunicazione, io parlo di comunicazioni biologiche, si può far entrare nelle comunicazioni biologiche, mica ci stanno solo i piccioni. Assolutamente. Ci stanno pure i cani, ci stanno pure... Vabbè, e ci siamo anche noi, gli ultimi tra gli animali, volendoci mettiamola indicare. Mettiamola così. Diceva Aristotele che l'uomo è un zoon politico. Beh, questo vale per chi esercita. Ottimo. Beh, suppongo che siamo arrivati anche dalla regia. 57 minuti. Mi danno segnali di conclusione. Ci abbiamo allora alle conclusioni. Io ringrazio l'ingegner Flavio Russo per il secondo appuntamento settimanale, perché è la seconda puntata rispetto con la presenza dell'ingegnere, è la terza in ordine cronologico di appuntamenti che portiamo a compimento. Ci rivediamo sabato pomeriggio con l'altro filone della rubrica La storia oltre la storia, che parla di storia insieme agli autori di testi e di libri, commentando quindi con la diretta voce di chi ha scritto, di chi ha voluto cimentarsi nell'interpretazione di fattori, di fatti e personaggi della storia. Io ringrazio Ciro dalla regia, ringrazio anche Francesco, ringrazio l'ingegnere Flavio Russo per essere stato con noi. Un ringraziamento a tutti i nostri amici telespettatori, grazie di averci scelto. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon prosieguo di serata, restate sintonizzati su TV City e un caloroso saluto da Salvatore Perini e da Flavio Russo.